cari. I carmetto, ma chi te dottore mucchene? C'erano dottori che dicevano: non c'è più nulla da fare, riportatelo a casa. Invece lui rimaneva accanto alle persone, lottando fino alla fine per salvargli la vita. Mio figlio stava per morire, ma padre Ambrosoli l'ha intubato e gli ha fatto il siero. E oggi mio figlio è qui, vivo. Ci meravigliava come si avvicinava alle persone. Non gli interessava da dove venissero, se erano sporche di sangue, se erano ammalate. Lui andava loro incontro, le accoglieva e poi le curava, senza mostrare mai nessun imbarazzo, nessuna paura. Padre Ambrosoli è stato per noi una personificazione di Dio, della sua generosità, della sua carità, per come si è dedicato a noi. Ci ha dimostrato quello che insegna il Vangelo. Solo se hai amore nel cuore sarai benvenuto in cielo, perché tutto il resto non conta. Sono stato compagno di Ambrosoli quando studiavamo teologia a Benegono Superiore. Lui venne a Benegono, io ero già in seconda teologia, e viveva con noi in un modo molto semplice, molto umile, senza neanche fare apparire che lui fosse un dottore, no? Ciò che si vedeva in lui era il desiderio, no? Di prepararsi in un modo serio, no? Per il suo futuro lavoro, non soltanto come dottore ma anche come sacerdote, no? Per dare anche al suo lavoro di dottore veramente un senso profondo, spirituale, cristiano, no? Di servizio. Con grande commozione che siamo entrati nella stanza dove padre Giuseppe Ambrosoli ha trascorso i suoi 31 anni qui a Calongo. È arrivato nel 1956, uomo buono di cuore, grazie alla sua mamma Palmira, che fu una donna proprio religiosa e capace di instillare in questo figlio fortunato l'amore verso Dio e verso i poveri. La bontà di cuore, la mitezza di cuore e uno spirito anche allegro. Aveva le sue barzellette che rallegravano la nostra tavola. Uomo di grande servizio, aveva imparato da Gesù che si viene sulla terra, il cristiano, per servire, non per essere serviti. Quindi il suo sogno era appunto di dare la sua vita per i più poveri e abbandonati, come il nostro San Daniele Comboni ha insegnato a lui e poi anche a me. Thank you.
Who was Dr. Ambrosoli? Chi era il dottor Ambrosoli? Anzitutto era la prima persona che si svegliava alla mattina e andava in chiesa a dire le sue preghiere private. And he would do his private prayer before the confreres join him. Prima che lo raggiungessero i suoi confratelli per la celebrazione dell'Eucaristia. And after the celebration of the Eucharist. E dopo la celebrazione dell'Eucaristia rimaneva nella cappella per altre preghiere private. Poi dopo la colazione andava in ospedale ad incontrare i suoi pazienti e quando aveva un'operazione tornava anche verso le 2 o le 3 del pomeriggio. Mi ricordo che a volte arrivavo 10 minuti dopo padre Ambrosoli, all'1:30, 2, e trovavo che lui mi aveva già preparato o riscaldato qualcosa e quindi mangiavamo insieme. Ti ricordo sempre che aveva di riserva i suoi 2 ovetti che si cuocevano là nell'angolino della cucina di Calongo e me li preparava già e proprio voleva che mangiassi, quanto ci teneva come medico anche a noi medici che mangiassimo a sufficienza e riposassimo a sufficienza, perché capiva che era un posto isolato e solo il lavoro e far solo il lavoro tutti i giorni poteva diventare veramente un peso per noi, e su questo veramente devo dire che era come un padre e si preoccupava. And he would go back to the hospital. Poi di nuovo in ospedale passando dalla chiesa e dopo una breve preghiera andava ad incontrare i pazienti e alla sera rientrava. Then in the evening he would come back. This is how. Così il dottor Ambrosoli ha passato la sua vita qui a Calungo. His life in Calungo. Quindi in questa stanza lui ha passato questi anni importanti, dove l'ospedale, da un piccolo centro di salute fatto di capanne di paglia, con la presenza preziosa delle suore comboniane e in particolare di suore Letta, lo ha trasformato piano piano in un ospedale di più di 300 posti. Con la sua grande capacità, anche costruttiva, si faceva lui i piani di lavoro dei vari edifici. Dottor Ambrosoli. Padre Ambrosoli ha usato le risorse della sua famiglia, della famiglia Ambrosoli, per trasformare il dispensario in un ospedale. Senza i fratelli comboniani e senza le suore comboniane, padre Giuseppe non avrebbe potuto realizzare quel mondo di bene che ha realizzato nell'ospedale e poi nella scuola di ostetrice iniziata nel 1959. The hospital started in 1956. L'ospedale ha aperto nel 1956, ma a causa della mortalità infantile in quest'area, il padre, dottor Ambrosoli, venne ispirato e avviò la scuola di ostetricia, che venne certificata dal governo nel 1959. La scuola è cresciuta sotto la cura di padre Giuseppe Ambrosoli. He was supported by many, supportato da tante sorelle, sorelle comboniane, come suore Letta. He had left a legacy. Ha lasciato un'eredità a questa scuola, un'eredità d'amore, un'eredità di lavoro duro, di impegno, eredità di umiltà ed eredità di speranza e fede profonda. And deep faith. And we always pray to him. E noi lo preghiamo sempre di aiutarci a emulare queste virtù che lui ha sempre mostrato mentre si curava dei pazienti all'ospedale e forse ancor di più per le studentesse di questa scuola. Io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con padre Ambrosoli in questo ospedale, in questo posto, per 27 mesi, dal 1983 al 1985. Quello che mi sento di dire dopo questa esperienza
è che Padre Ambrosoli non è stato un eroe solitario, non è stato un Superman che è arrivato con i suoi extra poteri per rivoluzionare chissà che cosa. Anzi, al contrario, la sua forza è stata la sua grande umiltà. E lui è stato soprattutto un catalizzatore, un accordatore, è riuscito a mettere insieme tante energie positive. Quando poi io ero a Kampala, lui veniva a Kampala ogni tanto, no? Raramente, per andare al Ministero della Sanità, eccetera, no? Ciò che si notava in lui era che non perdeva tempo. Veniva, andava a fare il suo lavoro e non ha mai presentato, no, grandi, grossi problemi dicendo ma come facciamo, come si può andare avanti, le spese, eccetera. No? L'impressione era che aveva una profonda confidenza nella provvidenza del Signore. He really built trust and confidence. Lui costruiva veramente fiducia e confidenza con gli ammalati. Basti pensare che molti malati non volevano essere curati da altri se non dal dottor Ambrosoli. Difficilmente lo vedevi stufo. Difficilmente vedevi il dottor Ambrosoli lamentarsi. Quello che mi ricordo di lui era il suo lato umano. Era molto umano. E anche se ci teneva alla parte medica, chirurgica, ma non ha mai fatto, come posso dire, l'intellettualoide, ecco. Anche se all'inizio ci osservava, perché quante volte qualche intervento difficile mi osservava, era proprio un papà che insegnava a come anche imparare a lavorare. E proprio attraverso questa sua abitudine, modo di comportarsi con gli altri, ha fatto sì che l'ospedale fosse veramente, come posso dire, una famiglia. Si lavorava, ma con amore, e tutti si impegnavamo credendo, ma fermamente, che tutto quello che ci facevamo era non solo a beneficio anche, diciamo, dei malati, ma era proprio come in famiglia. Uno spirito di umiltà che io non ho mai visto, che a volte mi faceva arrabbiare, Perché esiste un pezzettino, quando doveva cucire le donne in messa da parto, un pezzettino di filo, stava lì un'ora, c'era 5 centimetri di filo, ma doveva dare l'ultimo punto con quello lì, perché doveva risparmiare il filo. Uno spirito di povertà avevo, cioè riscontravo in padre Ambrosoli, che non si sa. Aprivi il rubinetto? No, ma forse è meglio che lo apri un po' meno, perché guarda che sì, l'acqua costa e quel che ci va dietro. Poi anche il modo con cui trattare con le mamme, no? Cioè aveva una delicatezza, una carità, un modo di fare, un modo di parlare che non era cioè si differenziava dalle altre persone, no? E poi io dico la verità, padre Ambrosoli non l'ho mai visto arrabbiato, per dire che era un po' strano, perché in sala operatoria, in sala parto, tu a volte devi cercare di stimolare le mamme e cercare di salvare il bambino e la mamma, quindi a volte dovevi essere ferma. Ma guarda, lui aveva una delicatezza anche in questa, che lo faceva però in un modo che non faceva star male le mamme. Lui non si è mai posto come una persona al di sopra degli altri, aveva una sua autorevolezza che nasceva di per sé dal suo modo di essere. Io in tutto questo tempo non l'ho mai sentito una sola volta alzare la voce in nessuna circostanza, anche di fronte a problemi molto gravi. Però qualunque situazione ci fosse, incresciosa, difficile, la sua opinione era quella che alla fine dirimeva le cose. Perché era di per sé autorevole, la sua forza stava nella sua umiltà, nel suo modo di porsi, nella sua autorevolezza che era innata, nasceva dal suo modo di essere. In questa stanza vivono ora i suoi ricordi, i suoi libri di chirurgia, perché fu un grande chirurgo e quindi continuava a istruirsi e a leggere appunto le operazioni sui vari trattati la sera prima di effettuare l'intervento. Ricordo che alcune volte, quando ero con lui e mi stava insegnando la medicina tropicale, la chirurgia tropicale, passavamo delle mezz'ore insieme sfogliando l'operazione che il giorno dopo sarebbe stata eseguita. Quando sono arrivato a Calongo a gennaio dell'83, lui non era qua, era in Italia per ragioni mediche. Quando è tornato, dopo circa un mesetto,
Io sono andato insieme a Luciano Tacconi, mi pare anche a Don Donnini, a Gulu, a ricevolo, a portarlo, a prenderlo con la macchina. E siamo arrivati alla missione verso sera. E con mia grande meraviglia ho trovato la missione gremita di persone, le campane che suonavano a festa, non riusciva a scendere dalla macchina per la calca che c'era. Si era sparsa la voce che Padre Ambrosoli stava tornando e la gente si era mobilitata da sola. E quando giravamo per l'Uganda, da nord a sud, in qualunque posto andassimo con la macchina, con scritto Qualongo Hospital, c'era sempre una persona che chiedeva: Padre Ambrosoli, come sta? Dov'è? Saluti per Padre Ambrosoli. Padre Giuseppe ha continuato la sua vita finché il mondo è cambiato anche in Uganda. I ribelli contro il presidente attuale Museveni sono arrivati qui nel nord Uganda, è cominciata la guerriglia e sono cominciati i guai per Padre Giuseppe. Quando ci hanno radunato sotto la veranda e gli ufficiali ci hanno detto: dovete partire e non potete restare qui, noi andiamo via, ci hanno detto noi andiamo via. E mi ricordo, buon viaggio, mi ha detto, no? E dovete venire anche voi con noi. Io ho detto, ma perché? Ero giovane, un po' reattivo anche, cioè, ma questa ingiustizia, cos'è questa storia? E ricordo che è proprio in quel momento padre Ambrosoli è intervenuto, sempre calmo, e subito ha detto, ma e i malati? Mentre io pensavo a noi, e lui dice, e i malati? E allora ci hanno detto, i malati facciano loro, chi vuole venire con voi venga, gli altri si arrangino. Ecco. Sono state ore molto, molto pesanti, eravamo andati in chiesa a pregare, eccetera. E poi alla sera, a letto, io ero in una stanza vicino alla veranda, e a un certo punto mi pare di sentire come dei passi vicino alla stanza. E aspetto un po', poi sento che passi che vanno, vengono, e sono uscito ed era padre Giuseppe che andava avanti e indietro con la corona in mano, no? E quando l'ho visto mi è venuta una cosa al cuore perché, insomma, sapevo cosa significava per lui tutta questa storia. E l'unica cosa che gli ho chiesto è proprio in modo così un po' banale, gli ho detto, allora Giuseppe, come va? E lui mi ha guardato e ha detto, come Dio vuole. E poi ha aggiunto, quello che Dio vuole non è mai troppo. E tornando a letto pensavo che avevo di fronte a me un uomo che aveva dato tutto se stesso per anni e anni per costruire qualcosa che potesse davvero aiutare i malati, non solo, ma anche le infermiere a acquistare una professione che potesse aiutarle nella loro vita, eccetera. E che tutto questo, almeno dal punto di vista umano, stava crollando. Eppure quest'uomo diceva, vabbè, se è questo che Dio vuole, va bene anche così. Ecco, questa è la cosa che mi è rimasta dentro di più di lui. Il 12 di febbraio del 1987, padre Ambrosoli, con 16 camion che trasportavano i pazienti dall'ospedale e tutta la roba del magazzino, lui sperava di salvarla andando a Lira, qui a 120 chilometri, per poi riportarla qui e ricominciare da capo. Quello che non sapeva è che nella notte in cui partì, arrivati a un certo punto, hanno visto nella notte, nel buio, delle fiamme innalzarsi sul cielo. E purtroppo tutti, cominciando da lui, hanno concluso, stanno bruciando l'ospedale. Nel mese di vita che gli restò, nessuno riuscì da Qualongo a passare verso Lira e verso Kampala per dirgli: Padre Giuseppe, non ti spaventare, l'ospedale è salvo. Hanno bruciato soltanto i magazzini del cibo. Quindi praticamente questa ferita, diciamo, psicologica mortale aggravò le sue condizioni di salute. Era nato con un rene solo e con quel rene viveva. Gli strapazzi a un certo punto gli hanno rovinato il rene e mentre si trovava nella città di Lira fu colpito da una malaria gravissima più da insufficienza renale.
quando io ero arrivato da Colongo, eravamo qui le suore compagnane infermiere e gli hanno detto: padre, si fermi perché non sta bene, non sta bene. E se aveva bisogno di queste dialisi a farlo, e qui non c'erano le possibilità, non si poteva andare in macchina a Gulu, quei tempi lì era proibito, non si poteva viaggiare. Il padre Tocalli è arrivato da Kampala, è partito con l'elicottero, è arrivato all'una e mezza, e proprio in quel momento che l'elicottero ha atterrato, e lui è espirato. Ci troviamo nel cimitero di Lira. Padre Giuseppe Ambrosoli, quando è morto appunto nell'87, 27 di marzo, era sepolto qui accanto. Nel 94 sono venuto con l'ambulanza e alcuni infermieri, abbiamo scavato e trovato i suoi resti mortali messi in una cassa, e siamo andati a Kalongo con l'ambulanza. Arrivando là ci fu un grande trionfo di popolo che lo aspettava, ci fu un grande funerale. Dopo la sua morte, con il ritorno in ospedale di padre Egidio Tocalli e la famiglia di padre Giuseppe, che è la mia famiglia, che ha sempre seguito con attenzione quello che era appunto il suo progetto, ci si è posti il problema del futuro di questo ospedale e di questa scuola. Come avrebbero potuto continuare la propria opera senza la figura carismatica e competente di padre Giuseppe e le risorse che aveva convogliato intorno a quest'opera. E da qui è nata l'idea della fondazione, cioè di una organizzazione che potesse andare avanti dopo di lui, raccoglierne l'eredità con responsabilità e garantire la continuità dell'attività dell'ospedale e l'attività della scuola di ostetricia. Questo ospedale ha una vocazione importantissima, che è quella voluta da sempre dai Comboniani e da padre Giuseppe, e cioè di rendere accessibili le cure a tutti, senza distinzione, e soprattutto alle persone più vulnerabili, più fragili, a chi non può affrontare il costo di una cura sanitaria o deve affrontarla a costo di grandi sacrifici, che significa togliere i figli dalle scuole o rinunciare ad altri importanti diritti fondamentali. Questo è il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Kalongo, all'incirca 60 posti letto, ricoveriamo qualsiasi tipo di patologia chirurgica, dalla chirurgia addominale alla chirurgia pediatrica alla chirurgia ortopedica. Il reparto prevede anche la presenza di interns, quindi di giovani medici ugandesi che hanno finito il corso di laurea e attendono di andare per la specializzazione. Grazie al cielo abbiamo una rete di collaboratori all'estero da diversi paesi che periodicamente vengono a fare dei campi chirurgici, e questo devo dire ci risolve qualche problema qua e là. Diciamo la chirurgia che personalmente non potrei affrontare o che il paziente non può pagare per essere trasferito, per essere trattato poi altrove. Abbiamo sulle 20-30 operazioni alla settimana, poi ci sono piccole procedure, cioè quelle procedure che non neanche arrivano alla sala operatoria, ci sono tutte le attività di medicazione delle ferite, c'è l'attività di fisioterapia, di sala gessi, quindi tutti i servizi ancillari della chirurgia generale. La Fondazione Ambrosoli
dedicata all'opera di padre Giuseppe è nata nel 98, opera da quasi 25 anni, è nata per volontà della famiglia e dei Combognani per garantire e poter dare una visione di futuro a quest'opera perché potesse continuare. Non solo dal punto di vista finanziario, le esigenze finanziarie dell'ospedale sono cresciute e stanno crescendo moltissimo, ma anche dal punto di vista della collaborazione, sempre con un'ottica che è l'ottica comboniana, cioè quella di sostenere il capitale umano locale, le risorse locali, perché siano loro in prima persona a portare avanti quest'opera, perché abbiano le giuste competenze, le giuste capacità per guidare le attività dell'ospedale e della scuola di ostetricia. Quindi l'ottica comboniana, il valore comboniano, salvare l'Africa con gli africani, che è stato quello che ha guidato anche tutta l'opera di padre Giuseppe in vita, è un valore che ispira tutt'oggi la fondazione nel proprio agire, nel proprio percorso. Mia madre mi ha raccontato che c'era un dottore chiamato Ambrosoli qui. Ho studiato alcune cose su di lui. Molte persone venivano per vederlo perché a volte guariva solo con la parola, senza dare neanche una medicina. La sua reputazione dipende dal fatto che era un uomo di preghiera al quale la gente si affidava. Venivano da tutte le parti, anche dall'estero, da tutte le parti, perché lo ritenevano un uomo di Dio che prima di fare un'operazione si affidava a Dio. Come è finita la sua vita? Io dico che padre, dottore Ambrosoli, è un martire della carità. Perché quando è arrivato in Uganda nel 1956, vide le sofferenze della gente nell'area di Kalungu. E quindi si è detto, questo è il posto dove Dio vuole che io stia. Questa ragazza ugandese, chiamata Lucia Lamokol, si trovava qui nell'ospedale di Matanyi, a circa 100 chilometri verso il Karamoja da quella parte. Incinta al nono mese, purtroppo da 3 giorni avevano tentato nel suo villaggio di far nascere questo bimbo che, essendo in una posizione anomala, non riusciva appunto a nascere. Effettuato il taglio cesareo nella notte, la sopraggiunse un coma setticemico per la povera Lucia e stava morendo. In quel momento padre, il dottor Eric ebbe una grande ispirazione. Essendo un uomo di grande fede e un grande cristiano, corse nella sua stanza a prendere un'immaginetta di questa immaginetta di padre Giuseppe e chiese il permesso alla mamma della Lucia: di Lucia, posso lasciare questa immaginetta sotto la testa della nostra Lucia, oramai moribonda perché affetta da coma setticemico? Ovviamente i poveri parenti in lacrime accettarono. Dottor Eric tornò nella sua stanza per dormire qualche ora. Era mezzanotte. Il mattino dopo, verso le 6:30, tornò in ospedale convinto di trovare Lucia morta. Invece la trovò che apriva gli occhi, rispondeva quindi aprendo gli occhi, e la pressione arteriosa era risalita ai valori normali. A Roma, 5 ginecologi in una seduta plenaria, dopo aver studiato le carte fornite da dottor Eric, dichiararono che era impossibile in un ospedale rurale non attrezzato come quello di Matanyi, qui nel nord Uganda, era impossibile sopravvivere al coma setticemico. Quindi conclusero: per noi medici questa guarigione è scientificamente inspiegabile. E nel 15 novembre del 2019 Papa Francesco emise il decreto di miracolo avvenuto per intercessione di padre Giuseppe Ambrosoli. When I heard the news,
Quando ho letto la notizia che il dottor Ambrosoli sarebbe stato beatificato, anzitutto era giusto che la cerimonia fosse celebrata qui, in Uganda. Poi mi è stato suggerito di farla qui, nella cattedrale a Gulu. È una bellissima chiesa. Una bellissima cattedrale, sì, lo so. Gulu è una grande città, lo so. Ma per sottolineare l'importanza del suo amore per i poveri e la sua dedizione alla gente, ho detto, celebriamolo dove ha lavorato, dove ha offerto tutta la sua vita. Quindi deve essere nella parrocchia di Calon. Ero così attratto da lui che ho sentito di dover essere un prete, come lui. Quindi sono diventato il primo prete di Kalongo. Molti di noi, molti, siamo venuti qui per le storie che abbiamo sentito su di lui. Quindi cerchiamo di emulare lo spirito che ha lasciato qui, parlando con i pazienti e trattandoli bene, perché in questo modo spesso riesce a curare le persone anche senza dare alcuna medicina. Questa è una bella cosa che ci è rimasta di lui. Quando si è ammalato, avrebbe potuto tornare a casa per essere curato, ma ha deciso di restare per l'amore che aveva per il suo lavoro, per i pazienti, nel produrre servizi. E questo è l'amore che tutti cerchiamo di imitare, dare lo stesso amore che lui dava ai pazienti, fare sempre il nostro meglio. Così delicato, ti salutava, come stai, come vanno le cose, eccetera, era una fortuna, cioè una grande occasione incontrare lui, parlare con lui, perché è stato un uomo di Dio e lo dimostrava anche negli incontri che faceva con noi, con i compagnoni, con le altre persone. L'ho sempre visto realizzato in quello che faceva, sia come prete, sia come medico. Lui c'era una forza, veramente una forza spirituale interna a lui, che a volte non appariva esternamente o non la faceva apparire, però c'era. Posso essere testimone che di anni, quasi ripeto 10 anni, che ho passati con lui, ecco, non l'ho mai visto preoccupato per se stesso. Ecco, questo posso testimoniarlo. E proprio veramente, lui, il suo impegno era per gli altri. E dopo non mi dilungo anche. Mi ha aiutato anche me in questo, anche a riscoprire il valore spirituale, il valore della preghiera. Quando poteva la sera, magari mi chiamava, dicevo che diciamo un pezzetto di rosario insieme, ma non ho mai insistito più di tanto. E anche con gli altri medici che vedevo e magari non venivano in chiesa, ha sempre rispettato anche gli altri sul piano spirituale, però lui ha dato l'esempio anche in questo. Ecco. Quindi credo veramente che se non avesse avuto una forza d'animo in sé e un affidamento totale. Lui poi era innamorato anche della spiritualità di Charles de Foucault, aveva un libricino, era Come loro, scritto da René Voillon, che era uno dei primi seguaci di Charles de Foucault, e il Come loro era Come loro la famiglia di Nazareth, vivere nella povertà, nel nascondimento, quasi nel rifiuto degli altri o nel non apparire, ecco, questo lui ci teneva. E questo libricino ce l'aveva sempre là, nella chiesa di Kalongo, nell'angoletto, e quando lo trovavo qualche volta da solo era là che lo leggeva. Ecco, quindi io penso, se non avesse avuto una ricarica spirituale così forte non avrebbe potuto tirare, perché sono testimone io di quante storie anche gravi abbiamo avuto, morti in ospedale, oppressioni da parte dei militari, tante cose che l'avrebbero veramente abbattuto, anche se fosse stato una persona che avesse fatto affidamento poco spiritualmente, ma più sulle sue forze, non ce l'avrebbe fatta, penso, no? Un uomo buono, non un buon uomo, ma un uomo buono, che davvero rifletteva in tutto quello che faceva la bontà di Dio, l'accoglienza per tutti, la disponibilità ad essere vicino a chi avesse un problema. C'è una bellissima lettera che risale al XII secolo, scritta
da Moshe Ben Maimon, medico del XII secolo. Pensate, tu mi hai scelto per vigilare sulla vita e sulla morte delle tue creature. Io sono qui pronto per la mia missione. Ecco, io penso che in questa stupenda preghiera del XII secolo c'è l'immagine di quello che fu Padre Giuseppe,